Anche nella tua famiglia il cenone della vigilia è quasi più importante del pranzo di Natale? Beh, allora non puoi perderti questo video. Io sono Manuel e oggi vediamo insieme tre piatti super semplici per accontentare proprio tutti quanti. Iniziamo il nostro viaggio nei primi di pesce con dei paccheri al sugo di calamari. Ecco i miei calamari che ho già pulito, li vado a tagliare a rondelle piccole piccole, circa 1,5 cm. I ciuffetti di questi calamari sono proprio piccoli, se dovessi trovarne alcuni magari più grossi ti consiglio di tagliarli a metà. Padella calda verso un giro d'olio, facciamo insaporire con uno spicchietto d'aglio e peperoncino fresco tritato. Dentro i calamari, teniamo la temperatura bella alta della padella, li facciamo tostare per bene, senti che sound. Prima di sfumare con vino bianco, state attenti che l'acqua sul fondo della padella, che viene rilasciata dai calamari, sia quasi scomparsa. È arrivato il momento di sfumare con vino bianco. Lascio evaporare l'odore di alcol e posso aggiungere i pomodorini, ciliegini che ho tagliato a metà. Passata di pomodoro, aggiustiamo di sale, abbasso la fiamma e lascio cuocere circa 5-6 minuti, perché i nostri calamari erano proprio piccolini. Poi regolatevi in base alla pezzatura dei vostri, quindi magari ci vorranno 4-5 minuti in più. Acqua bollente salata, è arrivato il momento di lessare i nostri paccheri. Ho lessato i paccheri per circa 8-9 minuti, solitamente devono cuocere il doppio. Perché? Perché finisco di cuocerli direttamente in padella, risottandoli. Quindi, proprio come con un risotto, mi aiuto con acqua di cottura e tengo i paccheri sempre belli idratati. Ok, paccheri pronti, immancabile prezzemolino fresco e diamo una bella saltata. Stando attenti alla camicia. E possiamo impiattare. Ancora un po' di prezzemolino e un giro d'olio. E adesso assaggiamo. Spaziale, paccheri bello al dente, calamarino piccantino. Se ancora non vi ha convinto, passiamo alla seconda. Andiamo avanti con una proposta che alza un po' il livello, dedicata a quel commensale un po' raffinato che ogni vigilia di Natale vi mette alla prova. Rimaniamo sul semplice, ma puntiamo sulla qualità. Pasta coi gamberoni. Io ne ho puliti già la maggior parte, vi faccio vedere come si fa. Via la testa, via il carapace e poi con un coltellino apriamo il dorso del gambero e togliamo l'intestino, che potrebbe risultare amaro. Tengo da parte i corpi dei gamberi. Gli scarti dei gamberi cosa facciamo? Li buttiamo? No. Facciamo un bel fumetto di pesce che donerà ai nostri spaghetti un sapore clamoroso. Vai! Casseruola bella calda verso un giro d'olio. Scalogno tritato. Dentro le teste e gli scarti dei gamberi. Teniamo la temperatura bella alta, eh? Dovete cercare di schiacciare le teste dei gamberi in questo modo, così tireranno fuori tutto il loro sapore. Proprio quando sentite l'odore di tostato, potete sfumare col vino bianco o col brandy, quello che volete. Sfumiamo con vino bianco. Questo è il rumore giusto. Adesso profumiamo con pepe bianco e pepe nero, prezzemolino fresco, pomodorini tagliati a metà e copro con acqua. Dal momento in cui inizia a bollire contiamo 30 minuti di cottura. Senti che profumo di mare. Sono passati 30 minuti, ho filtrato per bene il nostro fumetto di pesce, adesso cuociamo i gamberi. Un bel giro d'olio in padella. Spicchietto d'aglio e peperoncino fresco. Dentro i gamberi. Li facciamo rosolare per bene, teniamo la temperatura bella alta, li facciamo prendere un bel colore e poi sfumiamo con vino bianco. Questo è il rumore esatto. Lasciamo evaporare l'odore di alcol, ancora qualche istante e poi via dalla padella. Una regola, mai stracuocere i gamberi, altrimenti poi sono di gomma. Via l'aglio e tolgo i gamberi dalla padella. Tengo coperti i gamberoni, così non si asciugheranno, e adesso aggiungo i pomodorini in padella. È arrivato il momento di buttare la pasta. Io ho scelto degli spaghettoni, ma anche delle linguine andranno benissimo. Anche qui, come abbiamo fatto con i paccheri, li cuoceremo metà del loro tempo di cottura in acqua bollente, perché finiremo appunto di cuocerli in padella. Con che cosa? Con il fumetto di pesce. Sentirete che sapore! Sono passati 4 minuti, trasferiamo i nostri spaghettoni in padella. Non vi preoccupate, sembrano crudissimi, e infatti lo sono. Ma noi abbiamo un segreto, che si chiama fumetto. Ovviamente io lo tengo in caldo e comincio a versarne una parte. Alziamo bene il fuoco. Ogni volta che i nostri spaghetti avranno bisogno di liquido, noi glielo verseremo. Mano a mano che vi avvicinate alla cottura degli spaghetti, inizierete a vedere sul fondo della padella una cremina.
Quello vuol dire che state facendo un buon lavoro, perché proprio l'amido che esce dagli spaghetti inizia a legarsi col fondo di cottura. Assaggiamo. Spaghetti al dente. Abbassiamo la fiamma. Dentro i gamberi, non ve li dimenticate, eh. Una presa di sale. Pepe. Prezzemolino fresco. E immancabile, scorza di limone. Questa darà quella nota profumata, quella nota acidina che ci starà benissimo. Un'ultima saltata e possiamo impiattare. Ancora un po' di prezzemolino, scorza di limone. E adesso assaggiamo. Bravissimo Manuel, bravo. Molto buono. Ma aspettate a votare, perché c'è una terza che sarà quella definitiva. Ultimo piatto del nostro menù natalizio. Alziamo ulteriormente l'asticella per stupire anche l'ospite più esigente. Portiamo in tavola un classico della cucina romana, cioè la cacio e pepe, senza rinunciare ai frutti di mare. Successo assicurato. Padella calda verso un giro d'olio e lo spicchietto d'aglio. Tuffiamo le cozze. Alziamo il fuoco, sfumiamo con vino bianco. Non appena l'odore di alcol sarà svanito, possiamo coprire con coperchio. Sono passati circa 3-4 minuti, via dal fuoco. E adesso separiamo i frutti dai gusci. Ne tengo qualcuno col guscio per la decorazione. Le cozze le tengo coperte, così non si seccheranno. Mentre il liquido delle cozze lo filtriamo con un colino a maglie strette. Per tirare fuori il massimo dell'aroma del nostro pepe nero, lo tostiamo prima in padella. Appena inizia a muoversi in padella, via dalla padella e dentro nel mortaio. Adesso ci divertiamo a pestarlo. Manca solo la crema di pecorino. Versiamo il pecorino in ciotola e poco alla volta aggiungo l'acqua delle cozze, mescolando con una frusta. Bella cremosa. Possiamo lessare gli strozzapreti in acqua bollente non salata. Attenzione, altrimenti il piatto diventa troppo sapido. Roviniamo la vigilia. Ci siamo. Strozzapreti belli al dente. Li scolo direttamente in padella, aggiungo il pepe, spengo il fuoco e aggiungo la crema di pecorino. Aggiungo anche le cozze e cominciamo a saltare. Ma che cremina! Ma che cremina! Possiamo impiattare. Ultimo tocco, prezzemolino fresco. E adesso assaggiamo. Anche questa era super buona, che va dritta prima in classifica. Secondi i paccheri e terzi i gamberoni. Adesso però dovete dirmi se vi sono piaciute queste ricette. Mi raccomando, provatele anche voi a casa e scrivetemi nei commenti la vostra classifica personale. Va bene? Buon Natale! Ciao! Cling, 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 cling.